quindi adesso sì. Sabato fai questo enorme e straordinario passaggio. Io amo dire sempre ai pazienti che si avvicinano a questo che diventa il giorno del compleanno. Sì. Cioè la data dell'intervento è la data del compleanno, perché è una rinascita. La rinascita significa abbandonare una vita che non ti apparteneva e alla quale tu non appartenevi, per riprenderne quella che avresti dovuto avere fin dall'inizio. Vedi lui? Sì. Il discorso è questo. Il deficit erettile è quando arriva qualche cosa di drammatico, perché tu avrai avuto sicuramente depressione, paura, voglia di non vivere più, gli affetti mancano e hai paura di perderli, perché la zoppia, che non è su una gamba ma sul pene, ti crea una incapacità di camminare anche nel rapporto affettivo. Si può essere zoppi quando si cammina, ma non si può essere zoppi quando si ama, sì. No? Perché questo ti strappa anche la parte emozionale, la parte della tua fiducia, la parte... Quindi questa rinascita è fondamentale, ma il deficit erettile è anche un'opportunità. Tu sei giovane, quanti anni hai? Sì, io ce ne ho 28. A 28 anni il deficit erettile ti può veramente cambiare la vita, nel senso che ti fa scoprire quelle possibilità che solo un impianto di protesi peniena ti può dare, sì. Ossia l'assenza del ricatto dell'erezione. Perché che cos'è l'erezione alla fine? È un ricatto. Quante sì. volte sei stato lì a guardare ce la faccio, non ce la faccio? Sì. Quante volte stavi... È vero? Sì, ho sperimentato cosa vuol dire essere impotente. Impotente avanti a Bravo, qualcosa che... rimanere in un letto, sì. tu, la tua donna ed il tuo pene. Sì. E tu stare solo a guardare il tuo pene. Se in quel momento risponde al desiderio che tu hai e lui non risponde, e meno risponde, più va giù lui e tu. Da un punto di vista psicologico, lui da un punto di vista fisico e tu da un punto di vista psicologico. Allora, liberarsi da questo ricatto che è il sangue all'interno dei corpi cavernosi e sostituire come un bypass idraulico, io dico sempre questo, come un bypass idraulico, sostituire questo sangue che non vuole più aiutare, non vuole più sostenere, con un liquido fisiologico gestito da te, per ottenere lo stesso risultato ma continuo, costante e gestito da te. Questa è la rinascita, ti liberi finalmente di questo ricatto e quindi sei tu che gestisci la tua vita sessuale, è un bypass idraulico e tu lo dovrai vivere in questo modo, come un qualsiasi bypass idraulico si può fare, non so, se si rompe un tubo, un pezzo di tubo sì. che collega l'acqua sì. al tuo rubinetto, tu non butti via il rubinetto o non smetti di bere o di lavarti, sostituisci con un piccolo bypass quel tubo. Ed è la stessa cosa. Ed è questo con cui io ti invito a vedere la grande opportunità che è stato il tuo deficit erettile. Sono molto motivato da questa cosa. Veramente non vedo l'ora di, ecco, di poter combattere questa malattia. Così bisogna sì. chiamarla, perché in tutti i sensi è una malattia. È una malattia, sì. ma è una malattia che ti porta e ti comporta a una malattia peggiore. La malattia di vivere, perché è questa la differenza. Cioè, una persona, tu sei un bell'uomo, sei una persona sposata, ho conosciuto la tua compagna, tua moglie, una persona deliziosa, siete una coppia che funziona, una coppia che si vuole bene. Meritate veramente di vivere questo vostro rapporto straordinario. E io già vedo nei tuoi occhi una nuova luce. Poi sai, tutto quello che ti sto dicendo è vero, solo se viene gestito in un ambiente protetto, come si dice. L'ambiente okay. protetto sono le mani del professionista che sa fare la differenza. Sì. Perché Luigi, guarda, credimi, c'è solo una cosa che è peggio del deficit erettile. È un deficit erettile trattato da un medico che non ha l'esperienza per poterlo fare. È un deficit erettile operato, è un impianto di protesi peniena posizionata da un sedicente esperto che non è capace a farlo. Sì. Allora è meglio tenersi il deficit erettile piuttosto che finire nelle mani sbagliate. Sì. E ce ne sono purtroppo tantissime di mani sbagliate che fanno smarrire anche le ultime speranze. Okay. Ecco, io se parlo così è perché... Non è, io non parlo
così perché collaboro con Antonini, ma io collaboro con il professor Antonini proprio perché posso parlare in questo modo. Se non fosse lui a toccare te, se non fosse lui ad aver seguito te, se non fosse lui ad operare te, noi non staremmo qui. Perché io mi sto assumendo una responsabilità. Io so che sabato tu ti opererai, ma io so perfettamente che già sabato pomeriggio tu sarai un uomo nuovo, un uomo felice e un uomo risolto. Se io non avessi questa convinzione, non ti passerei questo messaggio. Perché se non sapessi chi ti opera, ti condannerei. E invece ti voglio trasportare dall'essere condannato a vivere ad essere veramente felice di vivere, perché in questo momento tu sei condannato a vivere e non te lo meriti. Come ti senti dentro lui? Beh, molto preso da questa situazione. Mi sento sicuramente molto giù, venendo da diversi anni che combatto questo, questo problema, questa malattia. E non vedo l'ora di affrontare questo intervento in modo tale che sarò, come ben mi hai detto, un uomo libero da ogni ricatto e da questa impotenza solo chi si trova nel mio stesso problema riesce a testare. Che è un ricatto mentale oltre che fisico. Perché vedi, io dico sempre una cosa, lui, la protesi peniena, prima che viene impiantata tra le gambe, viene impiantata tra le orecchie, cioè nella testa, perché sapere che tu in qualsiasi momento puoi avere un rapporto sessuale lungo quanto vuoi, per tutto il tempo che desideri, senza mai perdere l'erezione in nessuna situazione, perché sei tu che controlli la durata del rapporto, la durezza del pene, e quando vorrai, quando desiderai, anche quando viene, anche quando godrai, anche quando eiaculerai, resterai col pene in erezione, fino a che non premerai quel piccolo bottoncino che ti fa ritornare il pene nello stato di riposo. Ecco, sapere di poter avere questa possibilità significa ti rende libero e gioioso in qualsiasi momento. È come quello che ha 1 miliardo di euro in banca. Non è che ogni giorno deve spendere 10 milioni di euro per forza, no. Può andare anche a mangiare da McDonald's, a farsi un panino in un'osteria e spendere 5 euro. Ma sapere di potersi comprare il McDonald's e non l'Happy Meal, questa è la forza. Quindi sapere che tu non hai più limiti, sapere che puoi in ogni istante vivere la tua sessualità senza più impedimenti, questo ti fa felice quando sei alla posta, ti fa felice quando sei in fila in macchina, ti fa felice quando sei con gli amici, ti fa felice. Ogni momento. Ogni momento. Non è soltanto il momento in cui poi fisicamente tu stai usando la protesi e quindi stai avendo un rapporto straordinariamente soddisfacente, ma è il fatto di sapere che lo puoi avere in qualsiasi momento. Questo, ecco perché io ti dico, la protesi magari si usa, non lo so, quell'ora, due ore, quel tempo che vuoi, ma si porta tu 24 ore al giorno. Nella mente. È questo che io quando vedo i tuoi occhi così carichi di voglia, di speranza, di ricominciare, io mi sento il dovere e la responsabilità di dirti che sei sulla strada giusta. Perché domani sarai tu a testimoniare ad altre persone tutto quello che stai passando in questo momento, che hai passato fino a questo momento, e che soprattutto quello che vivrai domani. Ok, come dire, la risposta giusta a questo ricatto che ho vissuto sino adesso. Questo ricatto è la risposta giusta. Pensa come stavi ogni sera, ogni notte, ogni volta che la tua compagna, una bella ragazza, pulita, per bene, ti guardava e ti sorrideva, ti sentivi quasi condannato da quel sorriso, quasi a non poterlo sostenere, non ti dico a non poterlo meritare, ma a non poterlo sostenere. La sua comprensione alla tua impotenza diventava paradossalmente per te una punizione. È giusto? Sì, è giustissimo. Perché lei ti diceva, ma non ti preoccupare, ti uccideva. Paradossalmente. Tra me sicuramente. È vero, ti uccideva. Paradossalmente avresti preferito una lite quasi, per poter, no? Ma il suo, questa comprensione tenera, reale, ti uccideva. Ti uccide, Tu eri destinato su un'autostrada, vedi?
l'autostrada della depressione. Sì. Perché lì si finisce. Piano piano, certo. La chiamavano il male oscuro, la depressione, è stata definita. Ecco, oscuro perché non ti rendi conto mentre stai andando, non ti dà dolore. Sono come quei tumori asintomatici che ti uccidono senza che te ne accorgi. Sì. Giorno dopo giorno, lentamente, ma inesorabilmente. Ecco perché torniamo al discorso della protesi peniena, perché qui ti toglie definitivamente il problema del deficit erettile, perché quel momento che te lo ha risolto fisicamente in maniera totale, completo, è per sempre, tu sarai per sempre un uomo libero, libero di amare e un'altra cosa, libero di essere amato. Perché tu puoi amare, ma se non puoi restituire questo amore, rischi alla fine di non essere amato per quanto tu puoi amare o vuoi amare. Sì. E quindi oggi sei libero di essere amato. Ed è questa una cosa per cui io sono così felice che sabato sarà la tua data di rinascita. Ed anche io. Ed è questo il vero documento che ti porterai con te. Sì. È questo. E noi ci vedremo nei giorni a seguire, ci vedremo nei periodi a seguire e tu un giorno parlerai con un altro uomo da salvare, perché noi dobbiamo salvarli questi uomini, dal deficit erettile e da persone che tendono magari ad operarli male, quindi vanno salvati due volte, sì. No? Sì. Da persone sbagliate e da quello che gli è accaduto. Ecco perché io domani vedo che tu parlerai con uno come te oggi, un collega di vita di oggi, quando tu sarai promosso, sì. E il collega è ancora indietro, parlerai e dirai lui benvenuto in questo club. Il nostro club. Perché sì. Questo è un club, noi lo chiamiamo The Club. The Club. È il club di Antonini Urology. È un club di persone che hanno un percorso comune, una sofferenza identica, una solitudine, un senso di evitamento della vita, un'intrusione dentro loro stessi, un'implosione di dolore che si libera e ritornano a vivere. Questo è il club. E tutte queste persone che hanno fatto la guerra, come i veterani, devono ritrovarsi insieme, perché devono poi accogliere persone che sono ancora in guerra e portarli via da questa guerra. È questo che noi chiamiamo The Club. E quindi tu sarai, sei già dentro, in questo club, ma fra poco sarai di questo club un uomo risolto. E io sono felice perché tutti se lo meritano, ma trovare la persona giusta, trovare le mani giuste, trovare il professore giusto, sì. È la cosa che fa la differenza. La differenza non è la scelta della protesi o la scelta della clinica, sì. La differenza è la scelta del professionista, è la scelta del chirurgo che te la impianta, è la scelta della persona che è anche un medico ed è chirurgo, che ti segue prima, durante e dopo, è la scelta di un'organizzazione. Ecco perché noi vogliamo tutti gli aspetti insieme, quello psicologico, quello tecnico, quello medico, quello aziendale con le aziende delle protesi che sono di altissimo livello, tutto. Perché abbiamo la responsabilità di prenderci cura di un uomo e della sua vita, non soltanto della sua malattia, perché qui si parla della tua vita, sì. E noi la vogliamo cambiare. Sì. Ed è per questo che io non finirò mai di ringraziarvi infinitamente per tutto ciò che sto avendo a che fare per risolvere questo grande problema del deficit. Assolutamente. Sì. Io non posso farti adesso veramente gli in bocca al lupo e ci vediamo in sala operatoria. Va benissimo. Grazie. Benvenuto nel club. Grazie. The Club. The Club.